Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio nuovo video dove chiudo il primo test iniziato sugli smalti della palette Naked di Urban Decay. Per chi non avesse visto il video precedente di apertura del test, vi lascio il link nell'info box e qui da qualche parte se riesco. Comunque sì, avevo iniziato testando i primi due smalti della palette che sono, come vedete, i più chiari rispetto agli altri. Come avevo detto, i colori sono suddivisibili in tre coppe, per cui abbiamo due smalti più chiari, due di tonalità intermedia e due più scuri che testerò più avanti questi. E il primo test ha riguardato appunto questi due qui, che sono rispettivamente Naked, un color nude pastello, e Sidecar, un colore sempre nude molto chiaro, però glitteratissimo. Avevo applicato gli smalti rispettivamente sulla mano destra Naked e sulla mano sinistra Sidecar e avevo postato anche delle foto sui vari social dove potete trovarmi, ossia Twitter, Instagram, Facebook e Google+, aggiornandovi ogni 24 ore sullo stato degli smalti. Per cui adesso chiudo il test concludendo che Naked dopo 48 ore è ancora abbastanza bello, soprattutto molto lucido, ma comunque inizia a consumarsi sulle punte, soprattutto sul pollice. Vedete, metto come sfondo, ecco, così magari si vede sul pollice, è già molto consumato, un pochino sul dito medio, tra l'altro devastato da un patereccio e mi scuso la pessima vista di questo dito, mentre sulle altre unghie ancora abbastanza intatto. Quindi da questo punto di vista della durata, questo smalto è sicuramente promosso e potrei ancora tenerlo benissimo un giorno. Però l'altro, Sidecar, vedete, al contrario, è consumatissimo. Già nella foto di ieri era consumato sulle punte e nelle dita più usate, diciamo così, che utilizzo di più, è proprio rotto, vedete? In particolare sull'indice è proprio, stessa cosa sul pollice, l'indice è proprio rotto e il medio anche. E quindi sicuramente è uno smalto che dura a malapena 48 ore, per cui da questo punto di vista sicuramente vale meno rispetto al compagno Naked. E sicuramente c'è da dire che lo smalto è talmente chiaro e glitterato che anche diciamo così, queste sbrecciature non si notano più di tanto, però insomma sicuramente è da togliere. Per cui il test finisce qua. Per cui ragazze, io continuerò poi a testare questi smalti, soprattutto se vi interessa. I prossimi che testerò sono questi due intermedi che si chiamano rispettivamente Toasted, che è un nude perlato, e Smog, che è un color rame, direi rame, bronzo, chiamatelo come volete. L'unica cosa, ve li testerò un pochino più avanti perché in teoria, tempo permettendo, la settimana prossima dovrei portare il bambino al mare qualche giorno, per cui non credo di riuscire a fare video. Quindi se non mi vedete per qualche giorno, insomma, sapete che il motivo è quello. Per cui questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un grosso bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!